Senti, è stata una partita strana, no? Eri molto costretto tra i difensori del Legnago, un'occasione nel primo tempo, una nel secondo, vera, un gol. Stavolta è tornato il cinismo del Papa. Ma il copione penso sia stato quello di tante domeniche, insomma, abbiamo trovato una squadra molto chiusa, anche organizzata, insomma, che nel primo tempo sicuramente ha fatto un'ottima partita, probabilmente ha speso anche tanto. Il secondo dopo siamo entrati in campo con maggior piglio e dopo l'abbiamo insomma sbloccato. Senti, oggi, come è accaduto altre volte, primo tempo con molte difficoltà. Sì, ma ripeto, secondo me è anche abbastanza normale. Il primo tempo squadre avversarie spendono sicuramente tantissimo e chiaramente dopo qualcosa pagano nella ripresa dove comunque noi no lo notiamo questo calo da parte degli avversari. Quindi credo che sia abbastanza normale. È chiaro che noi ci proviamo a sbloccarla anche nel primo tempo, non sempre è possibile, però secondo me è stata una partita ben giocata anche nella prima frazione. Può essere che avevate preparato la partita con Rombo, poi l'assenza di Giorgino ha stravolto un po' i piani, magari anche voi tutta la settimana un sistema di gioco e poi oggi un altro. No, noi siamo pronti insomma per giocare in maniera diversa, quello non è stato un grande problema. Insomma, il modulo del primo tempo l'abbiamo fatto per tutto l'anno, quindi credo non ci siano stati problemi di adattamento. Le occasioni chiaramente sono poche, quando trovi squadre così chiuse devi sfruttare proprio il minimo errore. Nel primo tempo non ci si è riusciti, nel secondo siamo stati più bravi. Ciao Longo, prima hai parlato appunto del Legnago che ha chiuso un po' tutti gli spazi. Ecco, forse a differenza di altre squadre, ma lo sapevate, l'ha detto anche Apolloni in conferenza, venivano a prendervi anche molto alti, pressando appunto anche i difensori in fase di impostazione. Forse i ritmi bassi che ha avuto il primo tempo, perché non è stato un primo tempo, diciamo, a ritmi elevati, ha un po' anche facilitato il loro lavoro, cioè nel senso un giro palla magari non efficace e rapido come è successo in passato, vi ha un po' messo in difficoltà. Questa è la mia impressione, non so se sei d'accordo, ti chiedo appunto cosa ne pensi. Chiaramente ogni domenica fa storia a sé. Oggi abbiamo trovato un campo sul quale non era semplice giocare e secondo me ci siamo adattati abbastanza bene, anche se nel secondo l'abbiamo fatto meglio. Ecco, tra primo e secondo tempo sicuramente anche insieme al mister ne abbiamo parlato e abbiamo cercato insomma di scavalcare di più le linee per cercare di scardinare la loro difesa. Non era semplice giocare su questo terreno di gioco. Ecco, dicevamo prima che oggi parlano due napoletani, pensaci a te che Mazzocchi, che magari è un po' anche la patria della scaramanzia. Oggi i tifosi la scaramanzia proprio non ci hanno nemmeno pensato, perché hanno completato il coro che vi ha accompagnato per tutta la stagione dicendo l'anno prossimo giochiamo in Lega Pro. In spogliatoio come la vivete invece dal punto di vista anche della scaramanzia? No, la viviamo. Guardate, noi si va in campo sempre per ottenere il massimo, quindi cambia poco, ecco, nella preparazione alla partita. È chiaro che quando avremo la matematica festeggeremo tutti insieme. Oggi sicuramente è un altro passo molto importante perché siamo venuti su un campo non semplice e insomma, abbiamo portato a casa i 3 punti. Ciao, Ciao. sesto gol oggi, con tutto un girone fermo, direi che è un bottino comunque già apprezzabile. L'obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra. Ma sì, l'obiettivo è fare il massimo per la squadra, insomma, io credo che di essere uno di quei giocatori che cerca sempre di adattarsi alle esigenze della squadra. Da parte mia io chiaramente devo ringraziare il mister e i compagni che mi stanno mettendo in condizione di recuperare. 90 giorni chiaramente si fanno sentire, però sento che piano piano torna la gamba, piano piano tornano un po' le giocate, insomma. Ho ancora tanto lavoro da fare, però il gol, se non sbaglio i conti, oggi dovrebbe essere il 150esimo. È
allora insomma mi godo questo bel traguardo. Dopo è uno di quei gol che mi piace perché sono stati decisivi, insomma, a fine del risultato. Rombo 4-2-3-1, qual è lo schieramento tattico che aiuta di più la punta, ovvero sia tu, a avere più occasioni da gol? Ma ripeto, non credo sia tanto una questione di modulo quanto di interpretazione della partita da parte della squadra. Col Castelfranco abbiamo avuto tantissime occasioni giocando con Rombo. Non credo sia un grande problema, ecco, quanto piuttosto l'interpretazione che riusciamo a dare, fermo restando che, ripeto, troviamo sempre squadre molto chiuse, attente, concentrate. Non è semplice, ecco, però, ripeto, la squadra cerca di adattarsi ogni domenica a quello che è il copione, insomma. Se ti dicessi non segni più, fai solo un gol con la promozione, fermeresti? Questa è bella. Chiaramente gol promozione penso che ognuno di noi vorrebbe farlo, però io credo che a fine anno ci ricorderemo insomma di tutto quello che abbiamo fatto, perché c'è da dire che in questa rosa sta fuori gente come Lauria, Musetti che entra sempre col piglio giusto, lo stesso Pasquale Mazzocchio che è entrato molto bene. Questa non è una cosa così scontata, ecco, per cui sicuramente penso che a fine anno ci porteremo dentro tutto quello che è stato, ecco, a prescindere da chi farà il gol promozione. Ora arriva, qui per concludere, arriva anche la sosta. È un bene o un male? Cioè, non è che voi, immagino che vi allenerete credo fino a mercoledì, o quello che vi piace l'idea della sosta, oppure forse avete voglia di giocare il prima possibile le gare che restano prima? Ti dico la verità, per quanto mi riguarda capita a pennello perché ho bisogno di mettere ancora altra benzina nelle gambe, quindi da un punto Per di te non sarà vista una sosta, prettamente. quindi ci stai No, pensando. chiaramente io lavorerò, insomma, i giorni che avremo di libertà cercherò di fare un ulteriore lavoro per mettermi al pari dei compagni. Non la viviamo con ansia, ecco. Oggi abbiamo fatto il nostro e adesso ci godiamo questa pausa. Scusami, 150 gol ufficiali in carriera. Sì, se non sbaglio i conti dovrebbero No, gli essere. attaccanti lo sbagliano sempre. Beh, dai, un piccolo traguardo personale, insomma, ripeto, mi fa piacere che sia arrivato in questa maniera qua perché ha sbloccato la partita. Col Parma, insomma. E poi, insomma, mi ricorderò di averlo fatto col Parma, quindi rimarrà sicuramente una cosa in più, perché con una maglia speciale, sicuramente. Magari farà anche 2 centesimi. Fate stop. Chi lo sa? Grazie. Chi lo sa?